Uella, badala. Video San Valentino alle porte, io voglio condividere con voi la ricetta dell'emblema di San Valentino, che è il tortino dal cuore caldo. Quel tortino che quando apri c'è il cioccolato dentro che si scioglie, cola tutto dentro il piatto, ottimo da condividere con la propria dolcissima metà. Quindi iniziamo subito la preparazione. Pochissimi ingredienti, facilissimo da fare, ci si prova. Non ho mai fatto, però ci si prova. Allora, io condivido con voi la versione super basic che poi potete decidere di arricchire. Allora, cioccolato fondente. Io uso questo qua dell'Esselunga che è al 75%, quindi amaro ma non troppo. Zucchero di cocco, guardate com'è bello granuloso. Poi, farina. Potete usare una farina normale, io decido di usare questa qua di patate dolci perché uno, voglio provarla e due, secondo me va ad amplificare il gusto cioccolatoso, il gusto terra di questa ricetta. E del latte, io utilizzo questo qua di soia vegetale, ma voi potete utilizzare quello che volete. Potete arricchirlo aggiungendo cannella, ad esempio, oppure, se vi sentite proprio gourmet, della scorza di limone o di arancia, dipende dalle preferenze. Io farò la versione basic. Quindi iniziamo sciogliendo a bagnomaria il cioccolato. Quindi sciolgo a bagnomaria 50 g di cioccolato, quindi mezza tavoletta. Bagnomaria significa mettere una ciotola sopra dell'acqua bollente, basta un pentolino, l'acqua non deve toccare mai il cioccolato e piano piano si scioglie. Quindi, sciolto il cioccolato, bello sciolto, aggiungo un pochino di zucchero, aggiungo 3 cucchiaini, 2 e mezzo. Aggiungo la farina, sono 25 grammi di farina, e aggiungo il latte leggermente riscaldato nel mentre che inizio ad amalgamare tutto. Ogni farina assorbe in maniera diversa, infatti questo ha assorbito un saccasino, quindi mi serve altro latte. Aggiungo poi un po' di sale, che io utilizzo sempre, soprattutto sul cioccolato, perché va a esaltare i sapori. Direi che a livello di consistenza ci siamo, non lo farei più liquido. Quindi spostiamo nei pirottini. Io utilizzo questo stampo di pirottini in silicone, così che non devo neanche imburrare i vari pirottini. Quindi vado a riempire i pirottini e, siccome ne siamo amanti del rischio ma ponderato, facciamo un trucchetto, così il risultato è assicurato, non lo diciamo a nessuno e conquistiamo il cuore. Insomma, bastasse questo. Comunque, dettagli. Quindi mettiamo un primo strato sul fondo e aggiungiamo un innocentissimo cubetto, ma in realtà io, ma sì, andiamo di un cubetto in mezzo, così in piedi, non fino in fondo, giusto a metà, vedete, ecco, aggiunto, e vado a chiudere, tappa tutto, tappo tutto, chi? Io? Cioccolato? No, tempi di cottura studiate al top, e qua faccio l'altro. Scusa, se mi posso permettere. È arrivato il livellatore. Ti ha detto fammeli carini. E lo so, dopo li sistemavo. Qui non deve andare nulla sprecato. Puoi fare di meglio, ma è un buon risultato.
cane, ok. Non abbiamo. Va bene così? No. Sua masterchefitudine o bake-offitudine. Oh, piano. Via, te lo porti via. E se me lo porto via, verrà con me. No, dai, ma l'hai spattolato tutto. No, mettilo a metà. È troppo grande. Per questo sì. Ma è cioccolato, che te frega. Sì, il cioccolato non si deve nascondere. Sì, si nasconde, non si vede niente. Pronti per il forno. Adesso li inforno a 200 gradi. Adesso li osservo come un drago, ma ci stanno veramente pochissimo. I tempi di cottura dipendono molto dalla grandezza dei vostri pirottini e dalla potenza del vostro forno, quindi io vi consiglio di fare delle prove prima del grande giorno per fare tutti i test e studiare tutti i tempi alla perfezione. Passati 8 minuti, è tempo di sfornare e testare la riuscita. Io so. È giunto il momento della verità. Allora lì. Brucia. Voilà. Uno è andato nel frattempo. Ragazzi, siete pronti per lo show? Uella, badala, direi che il nostro tortino dal cuore caldo con il nostro trucchetto è una certezza, guardate che perfezione. Apro anche questo per farvi vedere che è appunto sempre una certezza e il nostro segreto non lo deve sapere nessuno. Ta. Qui ne avevo messo un pochino di meno. E infatti il mio consiglio è: mettete un bel cubetto di cioccolata dentro. Qui ne avevo messo 1,5. Invece qui ne avevo messi 2. E si vede perché cola, che è una meraviglia. Ovviamente dopo lo shooting è giunto il momento del taste test, come ogni ricetta che si rispetti. Ce la posso fare. Per i miei gusti è un po' troppo dolce. Avrei utilizzato un cioccolato più amaro, però sapendo che l'avrebbe mangiata anche Jimmy, ho preferito trovare una via di mezzo tra i nostri gusti. È buonissimo, voi divertitevi, provatelo più dolce, meno dolce, con l'aggiunta di diversi aromi, arancia, scorza di limone, cannella, eccetera, e fatemi sapere se lo provate. Ovviamente non è solo il dolce per San Valentino, ma potete benissimo farvelo anche per merenda. Ottima merenda e basta. Non dimenticatevi il nostro trucchetto per la riuscita di questa ricetta sempre perfetta. Segreto, è un segreto. Non ci scopriranno mai. Taggatemi su Instagram se la rifarete, io sono molto felice quando rifate le mie ricette e basta. Noi ci vediamo al prossimo video, se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, lasciate un commento.